Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questo nuovo unboxing direttamente dai pacchi postali. Come vedete ci sono un bel po' di pacchi alle mie spalle. Io direi di non perdere altro tempo e di andare subito ad aprirli. Vi ricordo come sempre che se voleste acquistare qualsiasi cosa vediate in questo video, a parte una sicuramente che è già esaurita purtroppo, ve lo dirò appena apriremo il suo pacco. Comunque potete trovare tutto nel mio sito Ara Shop che trovate qui sotto nella descrizione del video. Detto questo, andiamo subito a prendere i nostri pacchi. Vediamo, iniziamo con questo. Lo prendiamo qui, lo posizioniamo in questa nuova inquadratura incredibile. Ecco qua, per chi non avesse visto lo scorso unboxing, c'è la nuova inquadratura incredibile, impressionante per aprire i pacchi. E andiamo subito a vedere un po' il contenuto grazie al nostro fedelissimo Logan. Ecco qua, vediamo un po' cosa si nasconde in questo primo pacchettino. Oh, e allora ragazzi, e allora abbiamo un paio di figate. Prima di tutto, guardate qua che figata però vedere direttamente nel pacco. Cambia secondo me tutto il video. Prendiamo questo, beh, questo è un ritornino, ne vedremo degli altri. Sono tornati Wargreymon e credo ci sarà anche Metal Garurumon. Eccolo qua, fierissimo, i model kit chiaramente dei Digimon che hanno avuto un successo pazzesco, clamoroso. Poi abbiamo un paio di figure da Jujutsu Kaisen. Eccolo qui, questo anime manga che sta avendo un successo pazzesco. Queste ragazzi credo siano già esaurite, devo verificare. E poi qui abbiamo invece questi due Brambox. Ecco qua, ah sì, con Gamora SH Figures. Andiamo subito a vederla un attimo. Allora, vediamo un po' di aprire il Brambox e andare a vedere di che pasta è fatta la nostra Gamora. Questa credo sia la prima figure di Gamora fatta per questa linea. Anzi, tolgo il credo, è la prima figure di Gamora fatta per questa linea. Eccola qui, attesissima Zoe Saldana. Eccola qui, fighissima, tento di evitare il riflesso, sembra veramente impressionante, soprattutto la somiglianza del viso bomba, che la confezione è piccolina, elegante, veramente figa. Continuando ancora, qui abbiamo un pezzo grosso, ragazzi, un pezzo grosso, perché ora fatemi fare spazio, altrimenti non riesco neanche a farvelo vedere. Si tratta del pinguino per la linea NECA, un quarto direttamente da Batman Returns. Eccolo qua, ragazzi, in tutto il suo splendore. Spettacolo davvero, chiaramente dotato anche del suo cappotto, del cilindro, non è assolutamente solo così, ma come vedete alle spalle ha tutti i suoi vestiti, quindi ragazzi, assolutamente da non perdere, tra l'altro da notare anche il pantalone in tessuto. Spettacolo davvero questo qui per tutti i fan di Batman Returns, è un'uscita veramente imperdibile anche. Bella grande, bella grande. Ma continuando ancora, i pacchi assolutamente non finiscono qui. Vediamo un po'. Andiamo su questo. Eccolo qua. Andiamo a vedere cosa si nasconde in quest'altro pacchettino qui. Eccoci qua. Oh, ho rischiato di tagliarmi una gamba. Devo fare più piano quando apro i pacchi. Eccoci qua. Allora, vediamo un po' cosa si nasconde. Eccolo lì, questo lo aspettavo da tanto, ragazzi. Questo lo aspettavo da tanto. Eh sì, eh sì. E stiamo parlando della replica del Batarang direttamente da Batman, il film del 1989, sempre con Michael Keaton. Il primo film, però. Però penso lo usi anche in Batman Returns, dovrebbe essere lo stesso Batarang. Spettacolo davvero, ragazzi, che tra l'altro ha la feature di poter essere ripiegato. Questo, ragazzi, lo vedremo presto, vediamo se lo apro prima in live su Twitch e poi vediamo di fare la recensione chiaramente sul canale. Fatemi sapere a proposito di quale di queste figure, di questi oggetti volete la recensione per prima sul canale. Bomba, bomba incredibile, non vedo l'ora di aprirlo. Questo qui, come vedete, ho un po' di copie, ma come spesso capita, molte di queste sono prenotate. Continuando ancora, non finisce qui assolutamente. Prendiamo quest'altro pacchettino qui. Ecco qua. E andiamo un po'
a vedere il contenuto. Magari, forse per questi unboxing di YouTube, potrei allargare un pochino la mia microcamera lì che riprende me, così magari vedete sia me un po' più grande che i pacchi. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate comunque. Allora, di questi settaggi. Allora, ecco qua quest'altro pacco con questo cartone a protezione. Oh, e qui che abbiamo? Attenzione. Attenzione, cos'è? Colpo di scena Gundam World Heroes. Sarà una nuova serie di Gundam. Sembrano fighi, tra l'altro. Sono, cosa sono questi così? Dei poster, no? Sembrano tipo delle taschette portadocumenti, non lo so. Vabbè, cose strane. Se volete ve le regalo in qualche ordine, se ordinate qualcosa. E qui abbiamo semplicemente quello che avevo anticipato prima, ovvero il ritorno di, appunto, Wargreymon, che abbiamo visto prima, accompagnato anche da Metal Garurumon. Di questi prendo sempre qualche copia in più perché vanno sempre a ruba, giustamente, perché sono dei model kit veramente pazzeschi. Ma adesso, ragazzi, veniamo all'ultimo pacco. Eccolo qua, pesantissimo tra l'altro. Andiamo subito a vedere un po' di cosa si tratta. Eccolo qui, vediamo un po'. Qui chiaramente c'è forse il pezzo più atteso da alcuni, non da tutti, perché molti magari aspettavano di più il Batarang, il Pinguino, i Digimon, chissà chi può dirlo. Qui abbiamo due belle confezioni con un certo signorino all'interno. Aia! Mi sono quasi tagliato il dito col cartone. Attenzione, colpo di scena. Allora, andiamo a sfilare. Wow! Uno dei pacchi, ne abbiamo chiaramente solo uno perché l'altro è identico. Il nome scritto sul lato chiaramente vi ha spoilerato il contenuto, ma chiaramente bisogna andare subito a vedere questa nuova figure per la linea Sage Figures dedicata a Dragon Ball, in particolare a Dragon Ball Z. Stiamo parlando di Radish. Eccolo qui, il fratello di Goku. Magari molti se lo sono dimenticati, ma questo è il fratello di Goku. Eccolo qui, bello grande nella sua confezione, edizione limitata. E purtroppo devo darvi una brutta notizia, ragazzi, perché questo qui non lo troverete sul sito. Perché nonostante io abbia ordinato due confezioni piene di copie, chiaramente ci sono anche sotto altre copie, nonostante abbia fatto un ordine di questa entità, di questa grandezza, purtroppo me le avete, cioè per fortuna mia chiaramente, me le avete esaurite tutte in prenotazione. Purtroppo per chi non l'ha prenotato non lo troverà sul sito. Questo è. E sta andando sempre così, ragazzi, soprattutto con queste figure di Dragon Ball. Lo stiamo vedendo anche con il Goku Super Saiyan di quarto livello. Voi pensate, è andato esaurito un personaggio, diciamo, secondario come questo Radish. Figuratevi cosa succederà con il Goku di quarto livello. E sta già succedendo, quasi esaurito già in preordine. Quindi se volete il Goku di quarto livello, ragazzi, e gli altri preordini, teneteli d'occhio sul sito. Se potete, fateli al più presto, lasciate l'acconto, non lo so. Comunque il sito, ripeto, è qui sotto in descrizione. Io farò la recensione chiaramente di Radish, di tutto il resto. Fatemi sapere, ripeto, di quale volete la recensione per primo. Ci organizziamo anche per una live su Twitch, vi farò sapere magari l'orario preciso su Instagram. Seguitemi su Instagram perché lì posto tutto in continuazione, orari delle live, eccetera eccetera, dei video. Quindi, tornando a noi, tornando alla full cam, io vi ringrazio come sempre per la visione. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao Dara, collezionate sempre.